Conti, bilancio, la Corte dei Conti che dice che praticamente il Comune non può più scendere. Io devo dire la verità, rispetto tutte le decisioni, come facevo quando svolgevo le funzioni di magistrato, quando non sono d'accordo lo dico, perché sennò non siamo in democrazia. Ricordo che facevo critiche alla mia categoria quando ero magistrato, e certe volte erano insofferenti di fronte a una critica che veniva dall'interno. Oggi faccio il sindaco, critico un po' di meno proprio perché vengo da quella professione, sono molto attento agli equilibri dei poteri dello Stato, però quando si cominciano a vedere delle cose molto discutibili sul piano giuridico e istituzionale si ha anche un po' il dovere di dirle perché c'è il rischio che in questo modo si affama un popolo, si distruggono i diritti e si interrompe una rinascita che passa anche attraverso la virtuosità dei conti. E poi sembra quasi che come superi un ostacolo, vuoi perché interloquisci col governo, vuoi perché interloquisci col Parlamento, vuoi perché metti a posto una situazione così complicata, vuoi perché ti metti in linea, immediatamente ti mettono un altro ostacolo ancora più alto. Allora noi siamo perfettamente consapevoli che c'è ancora tanto da fare, ma fatecelo fare. Se ogni volta si ha la sensazione che c'è qualcuno che quasi ti vuole impedire di portare alla riscossa definitiva una città che è autonoma evidentemente da tutti i poteri, forse dà un po' troppo fastidio, questa cosa la dobbiamo cominciare a dire. Altra cosa è invece essere sottoposti, come giusto che sia, a ogni forma di controllo. Poi che noi siamo la città più controllata d'Italia e quella che riceviamo il più alto numero dei provvedimenti, pure questo un po' mi incuriosisce, sarà forse perché siamo troppo bravi a superare gli ostacoli e stiamo ormai al videogame della politica istituzionale, ci manca solo la musichetta, poi stiamo a posto. Ma con il milleproroghe è passato un emendamento che mi sembra un po' in conflitto con quello che ha stabilito la Corte dei Conti, no? Perché là si dice molto esplicitamente i comuni devono fare il loro piano, se non lo portano a termine Fatecelo non si può valutare. fare. Ecco, no, ma dico, come è un conflitto tra poteri Non è un conflitto di poteri, c'è una legge che mi pare molto chiara, se il giorno dopo la legge arriva un provvedimento che è un po' identico a quello dell'anno scorso, con qualche insidia in più che ci spinge in qualche modo a bloccare la spesa. Allora io vorrei dire a chi ci ascolta che noi purtroppo spesa discrezionale in questi 7 anni, ahimè, non l'abbiamo mai vista ed è un peccato perché chi viene eletto per governare una città dovrebbe avere anche la possibilità di avere qualche quota in bilancio di poter spendere per quella che è la propria linea politica. Cioè noi, ecco, per metterci nei panni di una famiglia italiana paghiamo stipendi, quindi l'acqua, il gas, la luce, cioè non ci sono spese discrezionali. Se mandi un messaggio come se noi dovessimo tagliare anche le spese sociali, l'istruzione e i diritti essenziali, perché 2 più 2 fa 4, 3 più 3 fa 6, 4 più 4 fa 8, io rilancio, 5 più 5 fa 10, 6 più 6 fa 12 e 7 più 7 fa 14, ma non stiamo alla scuola elementare. Qua dobbiamo decidere tra il ragionamento algebrico, tra la ragioneria formale e la carne viva. Avessimo fatto noi questi debiti e allora io dicevo, signori miei, sono stato un incapace, arrivederci, mi consegno al popolo, sapete l'onestà intellettuale che ci contraddistingue, ma dover pagare questi prezzi per debiti che devo dire non sono manco delle amministrazioni precedenti, quindi io non scarico, ma sono debiti dello Stato di gestione commissariale, noi siamo vittime, cioè noi dobbiamo essere risarciti. E poi dove erano tutte queste agende che dovevano evitare che arrivassimo a questo? Chiedo scusa, cioè veramente sembra una cosa che non si riesce a capire. Io leggo in continuazione provvedimenti su provvedimenti, rimango basito perché credo che stiamo entrando in un'altra sfera che non è più quella di un giusto equilibrio, cooperazione, contrappesi istituzionali. Noi abbiamo bisogno di critiche, abbiamo bisogno di controlli, abbiamo bisogno di suggerimenti, abbiamo bisogno pure di sanzioni se sbagliamo, però abbiamo soprattutto bisogno di buonsenso, di correttezza nei rapporti istituzionali, di rispetto per il lavoro che si fa e soprattutto di prevalenza della Costituzione repubblicana. Nella Costituzione repubblicana non sta scritto che la prevalenza è 2 più 2 fa 4 o 3 più 3 fa 6, la prevalenza sono i diritti e anche col pareggio di bilancio inserito in Costituzione, la Corte Costituzionale ha detto con molta chiarezza che i principi fondamentali dell'ordinamento democratico repubblicano nato dalla Costituzione resistenza al nazifascismo vengono prima anche del pareggio di bilancio sono inserito i in diritti che Costituzione. fanno il Insomma, bilancio voglio nel dire, se no contratto. qua è molto facile stare seduto su questa sedia se non ti consentono manco, come dire, di portare a compimento un lavoro che va nell'interesse di una città di cui oggi nel mondo
finalmente si parla con una città che con tutti i problemi ha un'energia culturale che nessun'altra città esprime con questa potenza, vuol dire che qualcosa è accaduto in questi anni. Ma dove stavano tutti questi provvedimenti quando Napoli arrivava al primo piano di spazzatura e c'era un livello di clientelismo politico e di collusioni tra politica e camorra e politica e poteri opachi? Insomma, un po' di indignazione ci sta venendo, ecco, mettiamola in questo modo, più che un po' di indignazione.